Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui insieme a voi perché voglio mangiare il McDonald's, voglio fare un mukbang. Visto che è da tantissimo che non li faccio, a voi piacciono un sacco i mukbang, soprattutto il McDonald's, e c'era un'offertina al McDonald's, non so, poi ditemi giù nei commenti se l'avete presa, dove si poteva prendere un menù a 5 euro ed era dei nuovi panini. Quindi oggi assaggeremo un nuovo panino che io non ho mai assaggiato. Allora, intanto scartiamo il Mac Chicken Variation, quello lì col bacon. Vabbè, dopo vi descrivo gli ingredienti che ci sono dentro. Poi ho preso le patatine con cheddar e bacon e vabbè, una cannuccia. E la bibita, il tè al limone, perché a me piace così. C'erano dei nuovi panini al McDonald's e c'erano il ricercato, che credo che sia proprio nuovo. Invece questo qua è un panino proprio, cioè credo che ci sia già stato, perché c'era scritto che il ricercato era quello nuovo, invece questo qua no, non mi ricordo come si chiama. Allora, ha una salsa, i pomodorini gialli, il bacon, il pollo e l'insalata. Lo faccio vedere, cioè è davvero bellissimo, proprio bello. Ok, e poi qua ci sono le patatine con cheddar e bacon. Ok, allora, appunto, perché c'è una monetina? Vabbè, allora, appunto, ditemi giù nei commenti se voi l'avete assaggiato questo panino. Io non l'ho mai assaggiato e niente, volevo provarlo visto che c'era anche questa offerta, ne ho approfittato. Assaggiamo. Buono, sa di tè al limone. Vabbè, comunque nel mio McDonald's hanno cambiato tutto, hanno messo dei pad, cioè tipo degli schermi dove puoi ordinare lì, probabilmente anche per il COVID, però li avevo già visti anche in un'altra città, anche a Roma c'erano. Ma voi nel vostro McDonald's, scrivetemi giù nei commenti, ci sono gli schermi oppure non ci sono? Comunque ne approfitto per dirlo all'inizio del video. Scrivetemi giù nei commenti hashtag AskJulie con le domande che avete da farmi. Delle domande magari un po' più originali, così poi posso rispondere sia nei mukbang, che sono magari più interessanti. Adesso non risponderò alle domande perché poi voglio fare un video a parte con mio fratello dove rispondo a tutte le domande. Va bene, intanto assaggiamo il panino. Cioè raga, è bellissimo, cioè guardate, sembra proprio come nella foto, pazzesco. Anzi, vi metto pure qua una foto del panino, cioè guardate, poi constaterete voi se è uguale o è diverso. Adesso assaggiamo. Buono, mi piace un sacco. Buonissimo, però la salsa e i pomodorini gialli sa molto tipo di ketchup. Che carino, mi hanno manco messo dei fazzoletti, vabbè. È da tanto che non faccio i mukbang. Però avevo pensato un'idea molto strana. Rifare, cioè fare un video, un remake del video del pollo di 50 anni fa, che continuate a scrivermi. Io sono venuta dal video del pollo, visto che è così tanto famoso, è diventato così tanto famoso, vorrei riprovare a fare questo video reagendo anche un po'. È davvero buonissimo. Comunque scusate se sentite la musica, non ci sono, c'è la mia famiglia di là che ascolta. Aspettate, vado a dire di abbassare. Vieni qua. Allora, dovete sapere, seduta. Vabbè. Dovete sapere che il mio cane viene sempre da me quando mangiamo, perché io gli do sempre un pezzettino. Ho aperto un attimo la porta perché sono andata lì di abbassare la musica. Ovviamente il mio cane è venuto da me perché mi ama troppo. No, in realtà perché gli do 3 kg di cibo. Lo so che non dovrei, ma vabbè, non è che gli do così tanto cibo, però sono quella che ne dà di più. Scusa, lì ti copro. Ok,
ce ne sono. Scusate, ho cambiato un attimo un po' l'inquadratura. Comunque, non so se sia normale, ma il mio cane sta sempre dove c'è il cibo. Non va bene come cosa, cioè, pensa 24 ore su 24 di voler mangiare. Guarda come guarda. Non so se sia una cosa normale. E poi è molto difficile fare i mukbang con me, cioè editare i video con i mukbang che faccio io, perché ci metto 3 ore a mangiare, cioè li faccio tipo di 50 minuti. Cosa vuoi? Ma perché sono così rossa? Così è molto meglio la luce, no? Sì. Comunque c'è una, cioè io ho appoggiato il telefono nella ring light, non so se sapete cos'è, si usa anche tipo per fare TikTok, perfetta così, e ho messo la luce gialla, secondo me è meglio. Le patatine sono troppo buone e anche il panino. Stavo dicendo che secondo me il panino di mia mamma, ovvero l'altro panino Lilly, ovvero il ricercato, credo che si chiami, sa di McChicken, uguale identico il sapore. Quindi boh, ditemelo anche giù nei commenti se vi è piaciuto. Comunque, volevo anche ringraziarti, ormai sto mettendo un botto di argomenti insieme, perché così si fanno i mukbang. Volevo anche ringraziarvi per tutti i complimenti che mi fate nei commenti, tipo sei cambiata un sacco, perché tutti arrivate dal video del pollo. E quindi vi ringrazio tutti, anche se probabilmente vi ho già ringraziato nei commenti, però grazie. E comunque, se vi interessa, oltre a scrivermi giù nei commenti hashtag Sgiulli, mi raccomando, ricordatevi, così poi risponderà in un video anche mio fratello insieme a me. Quindi fate domande sia su di me e sia su mio fratello, e magari anche mia sorella, boh. Fate delle domande, le domande che volete, magari non ripetitive. Volevo anche dirvi che ho fatto un video con il mio cagnolino, si chiama tipo Tag il mio amico peloso. Quindi niente, se volete scoprire un po' più, di più sul mio cane, andate a vedere quel video. E comunque, in tanti giù nei commenti mi scrivete anche se rinizierò a fare i video di Brawl Stars. Perché? Perché ha fatto molte visualizzazioni un video, cioè molte visualizzazioni, vabbè, un video dove giocavo a Brawl Stars, quindi molti mi avete detto se ritornerò con Brawl Stars. E per adesso non lo so, perché sinceramente non è un gioco che mi fa impazzire in questo momento, quindi vedrò. Cioè, ma capito mio cane quanto è stupido? Non so se avete sentito, ma ha grattato la porta perché vuol dire che vuole entrare. E 3 secondi fa voleva uscire. Non so se sia una cosa normale. Secondo me sarebbe stato più buono se ci fosse stata la salsa, una salsa tipo la maionese. Perché la salsa ai pomodorini gialli sa di ketchup e quindi non mi piace tanto il ketchup a me. Però è molto buono il panino, mi piace. Anche il bacon. Ok, adesso se qualche commesso del McDonald's mi sta guardando questo video, vorrei dirvi di mettere per favore come minimo 2 tovaglioli per ogni sacchetto che si porta a casa o quando prendi un menù, perché io non ho tovaglioli. Adesso me ne ha portati 2 mio fratello, però se non danno i tovaglioli mi fanno arrabbiare. Grazie. Comunque davvero, nei commenti dei miei video si parla solo ed esclusivamente del video del pollo, e i commenti con più like sono sempre: io ho appena visto il video del pollo. E io continuo, basta con questo video del pollo. Però vabbè, non ho capito perché è diventato così tanto famoso, ma va bene. Vabbè, ho finito gli argomenti. Che poi io sono una persona abbastanza timida, ma nei video non si vede. Sono una persona abbastanza timida. Con le persone non parlo così tanto come nei video.
Non so perché mi viene da parlare così tanto e ho un botto di argomenti. Cioè, io non è che me li scrivo e penso, oddio, devo parlare di quell'argomento. Invece no. Mi vengono in mente argomenti a caso. Come ad esempio, prendere il tè al limone, o vabbè la Coca-Cola, anche se a me non piace, senza ghiaccio, perché viene comunque fredda, però non ti ghiaccia i denti dal ghiaccio. Ah, stavo dicendo, ogni 3 secondi viene un argomento nuovo. E volevo scusarmi soprattutto per la postazione che è qui, ovvero un letto, anche non fatto, perché non sapevo dove mettermi. E io non sono una youtuber professionale che si organizza tutto lo stand dietro. Quindi vi beccate un letto, ok? Prodotto migliore del McDonald's, patatine con cheddar e bacon. Pazzesco. Che poi mi avete detto anche tanti giù nei commenti che non mi piacciono queste patatine. Non sotto i video precedenti, sotto un video tipo del McDonald's, mi avete detto che non vi piacciono queste patatine. Non so come sia possibile. Cioè, scherzo, sono gusti, però a me fanno impazzire. Mi dite anche in tanti che gesticolo troppo. Non me ne accorgo neanche. Quindi continuerò a farlo. Comunque ho finito prima del previsto, eh. Cioè, sto per finire, non ancora. E poi hanno fatto delle bibite nuove. Bellissime. Questa cosa, di questa cosa me ne sono accorta quando praticamente nella mia regione c'è un centro commerciale gigantesco. E sopra il centro commerciale c'è un parcheggio dove mettono uno schermo, cioè dove hanno messo uno schermo, e c'è il drive-in, ovvero parcheggi lì una macchina, ti metti davanti a uno schermo e poi ti portano tipo del cibo, ovviamente lo devi pagare, però lo schermo, cioè la visione del film non lo paghi. E l'ho scoperto appunto quando ho preso il McDonald's e ho visto queste bibite nuove, ho detto vabbè, lo daranno solo al drive-in queste bibite così particolari, invece avevano proprio cambiato tutta l'estetica. Molto più belle così, secondo me. Comunque praticamente sa di crispy bacon, solo che col pollo. E poi il mio panino preferito di tutto il McDonald's era, non so se lo conoscevate, ma io lo prendevo sempre, poi l'hanno levato, non ho idea del perché. Ditemi giù nei commenti se vi piaceva e se lo conoscevate. È il 1994, mi sembra che si chiamava. Era la cosa più buona del mondo. Ma l'hanno tolto. Ed era il mio panino preferito. Che tristezza. E poi ho visto un video su YouTube dove in un McDonald's c'era quel panino, ma credo che fosse tipo all'estero. Comunque era troppo buono. Ovviamente io, sfortunata, hanno tolto il mio panino preferito al McDonald's, ovvio, perché ormai troppo buono questo panino, comunque davvero. Che poi quando stavo andando a Roma, cioè quando ho fatto un viaggio con la mia famiglia a Roma, c'era un panino nuovo ed era il... cioè non era nuovo, era il crispy, cioè il chicken, non mi ricordo come si chiama, vabbè, il panino, il crispy McBacon, solo che chicken. E pensavo che ci fosse solo a Roma, e quindi ero super felice. Poi sono venuta di nuovo a casa, poi ho preso il McDonald's, vabbè, dopo ovviamente un bel po' di tempo, e c'era anche qua. Quindi ero così tanto felice, ma in realtà non era solo a Roma. Che poi non ho ben capito perché quel panino, il crispy bacon chicken, l'hanno messo e tolto e continuavano a metterlo e toglierlo, ma mi piaceva un botto. Ora non so se ci sia ancora, probabilmente non c'è, era troppo buono. Per chi non l'avesse ancora capito, mi piace un sacco il bacon e mi piace un sacco il pollo. Anche perché nel 1994 c'era il bacon ed era col pollo.
amo i panini col bacon e pollo, infatti questo qua mi piace un sacco. Comunque, davvero, sono un disastro a mangiare, cioè sporco dappertutto. Poi questa qua è pure la scrivania di mio fratello, quindi se vede sporco mi ammazza. Arrivederci. E poi non me ne ero manco accorta, ma secondo me da tanto probabilmente hanno messo le cannucce di carta. Forse sono l'unica che non se ne è accorta, ma va bene. Ah, un'altra cosa che volevo dirvi, ora che mi è venuto in mente con le cannucce di carta, è che da quello che ho capito hanno messo anche le cannucce di carta nell'estate, però non in tutti gli estate, perché probabilmente io sono rimasti un po' di estate con la cannuccia di plastica, e in quelli lì di carta c'è un buchino fatto apposta per mettere la cannuccia, perché sennò non si riesce, perché ovviamente la cannuccia di carta è molto meno resistente della cannuccia di plastica. E io continuavo a provare a mettere la cannuccia, quando ho preso l'estate al limone, continuavo a mettere la cannuccia in un punto sbagliato, mi si è tutta distrutta, e dopo ho capito che era di carta. Come una stupida. È troppo buono. Il riassunto di questo video sarà... A parte che c'era la forchettina, io da mezz'ora che uso le mani. Che carina che sono. Il riassunto del video sarà che è troppo buono. Mi ha dato qualcosa nell'occhio. Oh, manca pochissimo, raga, ce l'ho fatta in... Non so quanto... È da mezz'ora che mi si blocca la videocamera perché ho poco spazio. Però non ci ho messo troppo a mangiare, dai. Poi il video sarà un botto tagliato, però. Comunque, mi sono accorta del fatto che io ho iniziato a fare i mukbang proprio perché tanto tempo fa io ero fissata con i mukbang. E avevo aperto un canale YouTube a caso, cioè ero una bambina piccola, non lo so, mi sono messa a fare dei video totalmente a caso. Poi amavo i mukbang, allora ho deciso di fare un mukbang così a caso di un video del pollo, non quello di famosissimo, un altro, proprio il mio primo mukbang. E quel video ha fatto più o meno sui, non lo so, 3000 visualizzazioni, che per me quando avevo tipo, non lo so, 10 iscritte era un botto, era davvero tanto. Allora ho continuato a fare video, poi è arrivato quel video che mi ha, mamma mia, che ha fatto un sacco di visualizzazioni, e continuo a farli perché sono proprio i video più amati del mio canale. Wow, che storia. Se il mio primo mukbang non avesse avuto così tante visualizzazioni, probabilmente io non avrei continuato a fare video su YouTube. E non avrei soprattutto, cioè se avessi continuato, no, a parte che non avrei 10.000 iscritti. E poi, soprattutto, non avrei fatto mukbang. Ho fatto un video mukbang, mi ha fatto 10 visualizzazioni, non continuo a farli. Invece mi ha fatto 3.000 visualizzazioni, che erano tanti, quando avevo 10 iscritti erano tantissimi, cioè inutile dire. E quindi niente, ero super felice. Vabbè raga, ultimo boccone. Non so se ci riesco, va bene. Buono il panino, mi è piaciuto tanto, anche perché i panini alla carne del McDonald's non mi piacciono tanto, perché a me la carne non mi fa impazzire, però al pollo sempre, poi col bacon. Mancano solo le patatine. Wow, sono stata velocissima, non dite di no raga. Cioè, aspettate, non sono veloce a mangiare per niente, però in confronto alle altre volte, agli altri mukbang, sono stata veloce, dai. Che poi a me piace un sacco parlare, però non con persone, non lo so, cioè mi piace molto di più parlare con uno schermo. Magari, non lo so, non vi interessa questo argomento, non mi potete dire niente, potete skippare il video, io non lo so. E quindi è molto più bello, però io in realtà con le persone non parlo tanto. Mi piace parlare davanti a uno schermo, non è una cosa normale? No. Però, alla fine, è come se avessi tutto un pubblico davanti, è fighissimo, mi piace un botto. Comunque, vorrei provare anche, oddio,
Vorrei provare innanzitutto a portare dei video. Scusate, uso un po' la forchettina. A portare dei video vlog. E ditemi giù nei commenti se vi va bene. Quindi, se a voi piacciono, potrei iniziare un po' a fare un po' di vlog, perché non ho molte idee per fare i video e quindi preferisco fare i vlog, sinceramente. Quindi poi, boh, ditemi un po' giù nei commenti, oppure ditemi anche giù nei commenti delle idee di video che potrei fare. Appunto, tipo, mi avete consigliato anche di ordinare da Bendato il Burger King tanto tempo fa e l'ho fatto poi il video, quindi ditemi un po' giù nei commenti quello che vorreste di tipologia di video e poi niente, le farò. Oh raga, ho finito tutto, è stato proprio buono. A McDonald's mi manca solo un po' di bibita. Al McDonald's c'era un sacco di gente, perché secondo me, cioè, li ho visti e stavano tutti prendendo le offerte del McDonald's. Ho praticamente finito la bibita. Vorrei salutare e anche puntualizzare tutto. Allora, come prima cosa, ve lo ridico perché così me ne fate. Scrivetemi giù nei commenti, mi raccomando, hashtag AskJulie, con una domanda originale o non originale. Poi vabbè, vedrò se metterla nel video. Comunque, voi scrivetemela. Cioè, se è originale sicuramente la metto nel video. Comunque, voi scrivetemela, e perché poi arriverà appunto un hashtag AskJulie con le domande e lo farò probabilmente con mio fratello. Non so se lo farò anche con mia sorella, poi vedrò. Perché già me le avete fatte un bel po' e le ho già tutte editate, le foto, per poi metterle nel video. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questo mukbang vi sia piaciuto. Ricordatevi anche di scrivermi delle tipologie di video che vi piacerebbe che io facessi. E niente, io vi mando un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!